Patres conscripti esordisce il nostro. Coqua senatui proponit murium cedem. La cuoca propone al senato la strage dei topi, cioè la cuoca propone al senato di uccidere i topi. Senatui, ui, è la desinenza del dativo singolare di senatus, senatus. Perché bisogna uccidere i topi? Mure senim caseum rodunt. Infatti i topi mangiano il formaggio, tetri sunt, sono orribili, fanno schifo, insomma, et preterea terrorem coque incutiunt, e inoltre incutono terrore alla cuoca, cioè spaventano la cuoca. E rivolto al gatto, il nostro dice: quid censet feles? Che ne pensa il gatto? Vengono chiamati subito dopo a esprimere il loro parere, oltre al gatto, la cuoca Esosia e il precettore del giovane Cesare. L'esito della discussione è annunciato da Cesare stesso. Numero vincunt Sosia et Feles Domesticus. Per numero di votazioni favorevoli vincono Sosia e il gatto domestico. Igitur senatus consulto, mures nostre domus in civitatem accipiuntur. Pertanto, dice Cesare, per decisione del Senato, quindi ablativo consulto, senatus, senatus è il genitivo, per decisione del Senato, mures nostre domus, i topi della nostra casa, e qui abbiamo un altro sostantivo della quarta che è domus, che si comporta in maniera particolare, come vedremo, in questo caso usato al genitivo, quindi domus, domus, i topi della nostra casa accipiuntur in civitatem, vengono accolti in città, cioè ai topi della nostra casa viene concessa la cittadinanza. Igitur caseum rodent, felibus victum dabunt, coquam terrebunt, tutti futuri. Pertanto rodent caseum, mangeranno il formaggio. Dabunt victum felibus, daranno da mangiare, letteralmente il vitto, ai gatti. Coquam terrebunt, spaventeranno la cuoca. Un altro sostantivo della quarta che qui ricorre è victum, che è usato all'accusativo, il nominativo è victus, il genitivo victus, quindi victus, victus, il cibo, da cui deriva l'italiano vitto. E qui è il padre che si rivolge al figlio: callide figli mii, furbo figlio mio, cupisne mecum venire ad curiam? Vuoi forse venire con me alla curia? La curia era la sede del senato. Infatti, cai, quo curris, o caio, dove corri? Io, cur suvenio. Io è un'esclamazione di gioia. Ale, venio cursu, vengo di corsa. E qui abbiamo un altro sostantivo della quarta che è cursus, cursus, usato in ablativo. Corsa, cursus, cursus, corsa.